Il Napoli torna in corsa nella lotta scudetto per il campionato di Serie A. Negli anticipi della sedicesima giornata del sabato, i Partenopei di Walter Mazzarri tornano al successo battendo un coriaceo Cagliari al Maradona. Iniziale vantaggio di Osimhen, 2 minuti più tardi il pareggio sardo di Pavoletti e a un quarto d'ora dalla fine Varaschelia firma il definitivo 2-1 azzurro. Buone notizie anche per il Lecce che si rilancia in chiave salvezza. I salentini battono al Via del Mare il Frosinone con il punteggio di 2-1. Iniziale vantaggio salentino con Piccoli, poi il rigore di Caio Jorge e a 20 minuti dalla fine Ramadani mette il sigillo sul definitivo successo salentino. In chiave salvezza il Torino ha battuto l'Empoli per 1-0 grazie alla firma nel primo tempo di Zapata. Attesa per le gare della domenica, soprattutto per quanto riguarda la lotta a scudetto, con la sfida delle 20:45 all'Olimpico di Roma tra Inter e Lazio. I nerazzurri di Simone Inzaghi arrivano in importante appuntamento dopo il 4-0 inflitto all'Udinese, mentre la Lazio aveva pareggiato in extremis sul terreno del Verona per 1-1. Altre sfide importanti in chiave salvezza rivestono attenzione, come Fiorentina-Verona ed Udinese-Sassuolo, mentre Milan-Monza, il derby lombardo, serve più ai rossoneri per rilanciarsi dopo la crisi di gioco e di risultati che li ha portati comunque a andare in Europa League.